when it hurts like this. Ciao amici di Mitico Snake, allora sono partito così improvvisamente perché questo, beh, penso che lo dica stesso il titolo, poi non so che titolo attribuirgli. Allora, un buon bicchiere di coca ci sta dopo una giornata intensa di lavoro, perfetto. Il coltellino ci sta, e chi manca? Beh, ci sta il coltellino, cosa dovrebbe mancare? Un pacchettino. Infatti eccolo qua, il pacchettino che mi è arrivato proprio stamattina. Allora, beh, lo attendevo da 2 settimane questo pacchettino, che faccio questo unboxing, e devo dire che grazie ad un profilo Instagram che poi dopo vi dirò, sono riuscito a fare la mia scelta. Allora, ho quasi aperto. Il video trema un pochino perché tengo poggiato lo smartphone con il treppiedi qua sul tavolo. Allora, tenterò di muovermi il più poco possibile, ma è inutile che mi alzo. Allora, eccolo qua. Come avete potuto ben capire, eh sì, un altro cubo di Rubik, ma questa volta non sono i soliti. Questo qua è un 5x5. Stickerless, la confezione è la solita, perfetto. Quindi io direi subito di aprirlo. Se porta un'eventuale pellicolina, la togliamo. Che momento pellicola è quello là più atteso, sia per gli smartphone sia per i cubi. No, così, parte così, senza pellicolina, e voilà. Allora ragazzi, sì, eccolo qua, il cubo di Rubik 5x5, e gira anche molto molto bene, direi. Allora ragazzi, vi dico subito, questo è il mio primo 5x5 che ho acquistato, ok? Non ne ho mai risolto uno, ci stavo provando tipo 4-5 mesi fa quando ho iniziato a risolvere cubi di Rubik, però mi sono fermato, ho detto vabbè, lasciamo stare e rimaniamo così a 4x4, perché per chi mi segue sul canale sa che io ho iniziato direttamente da 4x4. Allora, vediamo un po' i movimenti. Sì, gira bene. Sì, si riescono a fare dei bei movimenti. Allora, vi dico anche subito il modello, nel frattempo che faccio qualche algoritmo. Il modello è lo Uxin Little Magic 5x5 M, e M, come già sapete molti di voi, è la versione magnetizzata del cubo, quindi quando vedrete la lettera M vicino ad un qualsiasi cubo di Rubik vuol dire che è magnetizzato. Allora ragazzi, gira bene, stickerless come piace a me, movimenti molto morbidi, poco rumoroso, ve lo faccio sentire. Ok, allora ragazzi, io penso che farò un vlog e vi aggiornerò man mano su come sta andando la risoluzione con il 5x5, perché ripeto, non ne ho mai risolto uno. Allora, io adesso qui con voi lo vado a disfare, ok? Mamma mia, non volevo tenermelo così. Allora, oddio ragazzi, già non ci sto capendo nulla. Allora, io adesso l'ho disfatto, potete vederlo anche se voi, ok? Perfetto. E adesso vi aggiornerò man mano che andrò a risolvere il cubo di Rubik, quindi ci vedremo nelle clip successive. E intanto ecco qua che ho fatto lo scrambo, ovvero lo mischiavo. Allora amici di Mitico Snake, prima dimenticavo di dirmi che questo unboxing farà parte del mitico Rubik, ovvero della rubrica del mitico Rubik. Allora, nuovo aggiornamento, sono riuscito finalmente a completare il centro rosso e sto cercando un po' di capire come girano i cubetti su questo 5x5, che rispetto al 4x4 è un po' diverso, ma sto cercando di capire un po' come funzionano le rotazioni su 5x5. Ok, centro rosso risolto, io vado avanti. Allora amici di Mitico Snake, sono riuscito finalmente a completare tutti e 6 i centri, ok? Quindi stanno tutti ai loro posti. Adesso mi resta da
da mettere a posto gli spigoli. Vediamo un po' come procede la cosa. Allora, amici di Medico Snake, dopo i centri mi sono costruito la croce iniziale, adesso devo finire di costruire tutti gli spigoli. Allora, qui sarà un bel casino perché più o meno il lavoro degli spigoli è quello là, ma vediamo un po' come si mettono le cose. Proseguiamo. Allora, amici di Medico Snake, finalmente ci sono riuscito, ho completato tutti gli spigoli, non so nemmeno io come abbia fatto, ma adesso si parte con la fase del 3x3 e qui penso di filmarvela tutta, ovviamente metodo a strati, ve lo ricordo. Allora, amici di Medico Snake, prima di chiudere questo video volevo farvi un piccolo aggiornamento per quanto riguarda il cubo di Rubik 5x5 che mi è arrivato qualche giorno fa. Allora, se avete visto dalle clip precedenti, vi ho fatto l'unboxing, vi ho portato man mano, diciamo, questo vlog su come risolvevo il mio cubo di Rubik 5x5 e man mano tutti gli step. Allora, fatto sta che io sono arrivato a completare tutti i centri del cubo, tutti gli spigoli, ma tranne uno. Come potete vedere, ho risolto i centri, ho risolto anche la croce iniziale, ho risolto tutti gli spigoli, ma tranne un solo cubetto, anzi un solo cubetto, un solo spigolo, ed eccolo qua. Eh sì, allora, qua che succede? Io qua comincio ad impazzire su questo spigolo, perché? Perché ho detto, ma cavolo, vuoi vedere che durante la solve, ovvero durante la risoluzione, si è girato qualche spigolo e non me ne sono accorto? Ah, ben che mi metto là, mi metto un po' a ragione e dico, ma cavolo, è impossibile che uno spigolo si gira? Può capitare sull'angolo questo sì, ma ho visto che anche flippare un angolo involontariamente su 5x5 risulta veramente difficile, soprattutto con il modello Yuxin Little Magic M. Allora, fatto sta che io mi metto un pochino su YouTube e vi vado a controllare un po' tutte le varie soluzioni su 5x5, partendo dai canali stranieri. Sì, ci ho capito qualcosa, fino a quando poi non rientro nuovamente dai canali di Zamu Best Italian Cube Channel e di Carolina di Una Realtà al Cubo, e mi metto a vedere un po' tutte le loro soluzioni, mi metto a vedere qualche piccolo algoritmo. E ragazzi, cosa scopro? Cosa scopro? Che in questo caso l'unico spigolo messo in questa maniera può essere risolto con l'algoritmo OLL del 4x4. Ho detto, ma cavolo, ma veramente? Infatti ho applicato l'algoritmo e adesso vi faccio anche vedere. Infatti lo spigolo, eccolo qua. Però che succede? Facendo quell'algoritmo mi va a disfare tre spigoli, quindi 1, 2 e 3. Ok, non so se riuscite a vedere dalla fotocamera, perché qua in mezzo ci sta un cubetto bianco-verde, quando poi dovrebbe stare un verde-giallo, è stato quest'altra parte. E che succede? Io adesso ve lo faccio un attimo qui in questa clip. Allora, ok, allora, come potete vedere,
Io sto andando a risolvere il caso che si è presentato con l'angolo, scusate, con uno spigolo flippato. E ragazzi, guardate qua, quando vado a risistemare i centri, come per magia, si finiscono anche gli spigoli. Credetemi, ragazzi, stavo letteralmente impazzendo su questa cosa perché non riuscivo in nessun modo a risolverlo. Quindi, veramente, non so, questa è la mia capigliatura. Sì, no, vabbè, tralasciamo questa cosa. Allora, voglio ringraziare nuovamente i canali di Zaun, Besti Time, Cubi Channel e di Carolina di una realtà cubo perché grazie al loro video sono riuscito a risolvere questo caso qua. Quindi, se volete anche voi seguire quei due canali, qui nella descrizione trovate i link per andare a visitarli. E vi raccomando, se vi piace lo speed cubing, per chi piace lo speed cubing, non potete fare altro che iscrivervi ai loro canali e attivare la campanellina che, okay, oltre a me, anche a loro li aiutate moltissimo. Amici di Miticosnake, come avete potuto ben vedere dalla clip precedente, sono riuscito a risolvere il mio 5x5 per la prima volta. In passato avevo risolto solo un centro, ma adesso ho risolto proprio l'intero 5x5. Ragazzi, che soddisfazione quando si fa una cosa con le proprie mani, non potete capire. Vabbè, soprattutto per le persone, ovviamente per le persone che fanno speed cubing, che risolvono i cubi di Rubik come me, che hanno questa passione, beh, ma altre che non possono capire quanta soddisfazione nel risolvere un nuovo puzzle, soprattutto di queste dimensioni. Diciamo che pian piano mi sto avvicinando ai big cube. Adesso mi devo solo allenare, poi più là magari comincerò ad allenarmi con un po' con lo stack, ma a te vedere un po' i tempi quali sono. Devo prima imparare un po' le rotazioni decentrali, ma per il resto va bene. Allora, ragazzi, che dite? Fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, lasciate i pollici, tutti i vostri pollicioni in su, lasciate tutti i vostri like, e se non l'avete ancora fatto, vi raccomando, ci tengo veramente molto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i miei prossimi video futuri, ma soprattutto condividete questi video perché mi aiutano moltissimo. Sì, ok, non l'ho detto all'inizio, ve lo dico ora senza luce perché questo è un unboxing, ne ho voluto girarlo un po' così a caso. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, chiocciola miticosnake, e là dove arriveranno tutte le novità prima di YouTube. E noi ci vediamo sicuramente qui domenica prossima sul mio canale. E io intanto vado a fare, anzi, lo faccio qua con voi direttamente. Ok, faccio un nuovo scramble e magari più tardi lo vado a risolvere. Devo solo capire un po' meglio le rotazioni e come avvicinare i centrali, ma per il resto sì. Ecco qua, direi che è abbastanza mischiato. Adesso me lo vado a risolvere per la mia seconda volta e vi ripeto, noi ci vediamo domenica prossima qui sul mio canale. Ciao!